12° congresso di Radicali Italiani, terza giornata verso sera. Siamo in compagnia di Antonella Soldo, presidente dell'associazione Maria Teresa di Lascia, associazione di Foggia, so che da quelle parti ci tenete molto perché ci sono proprio delle differenze abbastanza, di Foggia, ok. Antonella Soldo peraltro è anche membro del comitato nazionale di Radicali Italiani, è una giovane militante, possiamo dire anche dirigente di questa associazione, che abbiamo sentito tempo fa e io personalmente ne ho apprezzato, diciamo, la sintesi politica che esprimeva. Volevo cominciare parlando, volevo che tu ci facessi un accenno spiegando chi fosse, ovviamente a chi ci ascolta, chi fosse Maria Teresa, chi è stata Maria Teresa di Lascia. Sì, questa è una bella domanda perché nei momenti, insomma, un po' critici di impoverimento. Tiriamo fuori un po' di storia. Sì, tiriamo fuori un po' di bella storia. Maria Teresa di Lascia è la fondatrice di Nessuno Tocchi Caino, una delle associazioni costituenti del Partito Radicale, e fu sua l'idea di costituire questa associazione, fu concepita da lei la battaglia. E Maria Teresa di Lascia è stata una scrittrice, ma soprattutto una politica radicale. Ha studiato a Napoli, è nata a Rocchetta Sant'Antonio, un paesino della provincia di Foggia, il paesino in cui sono cresciuta anch'io, e ha studiato a Napoli, dicevo, medicina, poi ha lasciato gli studi perché è assorbita subito dall'attività politica che inizia a Napoli, e poi arriva a Roma quando nell'81 partecipa e interviene per la prima volta ad un congresso radicale, e in cui c'era una situazione più o meno come quella di questo congresso, di spaccatura di varie fazioni. C'erano allora i Rippiani e i Pannelliani, una cosa molto tesa. Lei fa un intervento molto risentito, ma molto commosso e intelligente, per cui alla fine, per la prima volta nella storia del Partito Radicale, si arriva ad una soluzione di sintesi, per cui Marco Pannella viene eletto segretario con 4 vice segretari, tra cui Maria Teresa di Lascia, Rutelli, Negri e Quagliariello. Quindi 2 Rippiani e 2, diciamo così, Pannelliani. E fu una cosa che poi ebbe un esito felice, quindi lei inizia così, poi si occupa del CORA, delle associazioni antiproibizioniste, dei Verdi, è la radicale che si impegna dell'accordo con i Verdi, con i Verdi arcobaleno, e è in prima linea nella battaglia contro lo sterminio per fame con Adriano Sofri, fino a quando negli anni 90 inizia a concepire questa battaglia sulla pena di morte, e è suo il nome Nessuno Tocchi Caino, che addirittura deriva dalla Bibbia, fa ritradurre da Henry De Luca il passo della Bibbia dall'ebraico che prima recitava Nessuno uccida Caino, e abbiamo da un passaggio senza problemi. Nessuno uccida Caino, lei dice no, secondo me c'è un senso più profondo, quindi chiama Henry De Luca, che in un libro Alzaian testimonia anche di questa cosa, e fa ritradurre. Poi all'età di 40 anni, pochi anni dopo aver fondato Nessuno Tocchi Caino, muore a causa di un tumore, lasciando un romanzo bellissimo che ottiene nel 95 il premio Strega. Muore nel 94 e nel 95 ottiene postumo il premio Strega. E Maria Teresa di Lascia era una che metteva la poesia anche negli interventi politici, quindi c'è l'archivio di Radio Radicale che li conserva, e sarebbe bello ogni tanto, cioè io lo faccio perché comunque sto cercando anche di recuperarli, di raccoglierli, e sono molto belli da riascoltare soprattutto nei momenti critici come questo. Ecco, sì, non a caso sarebbe auspicabile una soluzione di Lascia un pochino anche per questo congresso, in cui ci sono dei forti attriti, ci sono due aree apparentemente contrapposte e forse anche sostanzialmente, soprattutto per quanto riguarda certi metodi. Ecco, tu che idea ti sei fatta, come andrà a finire? Non lo so come andrà a finire.
cioè mi auguro naturalmente una soluzione di sintesi, perché comunque ci sono delle risorse preziose. Io non mi sento di appartenere a nessun'area, io mi sento radicale, quindi non mi riconosco in una fazione, in un gruppo, in qualcosa, e penso sia auspicabile una situazione di sintesi, sia perché, come ho detto anche nel mio intervento, è sintomo di capacità e intelligenza politica anche di un leader, saper mettere insieme le varie risorse, anche quelle contrapposte, non in un'ottica di pacificazione o di neutralizzazione delle differenze, ma proprio per valorizzare ciò che c'è di diverso e prezioso, di sfruttarlo ai fini di un progetto. Abbiamo un progetto molto ambizioso, che è quello del Partito Radicale, che non possiamo perdere dietro queste discussioni. Senti, volevo chiedere anche a te, come ho chiesto ad altri, un commento sull'evento che considero, diciamo, l'evento della giornata, che ha caratterizzato questa giornata congressuale, che è stata questa conferenza stampa. Ecco, la domanda che vorrei fare, come ho fatto ad altri, vorrei farti: è un evento secondo te congressuale o extra congressuale? Io non l'ho seguita, devo essere sincera, perché ero a pranzo, quindi dovrò riascoltare. Comunque è un elemento congressuale, perché siamo qui, cioè non si può prescindere. Poi l'intervento di Marco Pannella, tutti vengono qui per sapere che cosa pensa Marco Pannella, quindi sì, per me sì. Un elemento congressuale, però Marco fino adesso non è intervenuto in congresso. Mi auguro che lo faccia, perché comunque è venuto al congresso e noi siamo qui anche per ascoltare lui, quindi mi auguro che lo faccia. In caso mi andrò a riascoltare la conferenza. Sì, sì. Poi peraltro appunto ci sta questa precandidatura tramite questa mail che è arrivata di Rita Bernardini, che è una precandidatura, in quanto poi la candidatura ufficiale, c'è una specie di ritualità che si fa nel congresso, la richiesta, l'invito, l'accettazione, e quindi si realizzerà anche, si completerà. Sì, penso che comunque ne avremo ancora da ascoltare. Abbiamo ascoltato Rita, ha fatto un ottimo intervento, che ha già dato degli elementi che magari immagino entreranno nella mozione con cui un segretario si presenta, come nelle regole del congresso. Quindi io spero che anche Marco Pannella voglia dire qualcosa, aggiungere qualcosa. Perfetto, allora Antonella, in chiusura, l'associazione Maria Teresa di Lascia, dove possiamo trovarla su internet? Ci sono indirizzi, ci sono link? Abbiamo un blog, Radicali Foggia, oppure c'è una pagina Facebook, Associazione Radicale Maria Teresa di Lascia, che aggiorniamo costantemente con le ultime attività e con i contatti di tutti. Aspetta, quanti siete? Siamo una ventina tra vecchi e nuovi, e nei periodi, insomma, unità che anche nei periodi più difficili magari si riducono, perché molti sono fuori, poi ritorniamo, però insomma un bel gruppetto guidato dalla segretaria Elisabetta Tomaiolo, poi c'è Maria Rosaria Lomuzio, che è anche qui al congresso, ci sono dei nuovi essenziali come Norberto Guerriero, e poi c'è Antonio Trisciuolio, che è il nostro padre nobile, con Andrea e la sua battaglia sulla cannabis terapeutica, insomma varie risorse preziose. Grazie Antonella Soldo.